Bentornati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi parleremo di vinificazione in bianco. Come vi avevo anticipato nella scorsa puntata di Approfondiamo Insieme, oggi parleremo della vinificazione in bianco. La scorsa domenica abbiamo visto quella in rosso, vi lascio il link qui sopra per andarvela a recuperare, a rivedere, mentre oggi appunto vediamo la seconda tipologia di vinificazione che riguarda la produzione del vino. Ovviamente, come sempre, vi ricordo che se volete potete farmi delle domande o chiedermi degli approfondimenti utilizzando l'hashtag AskTheWine e se questo video è di vostro interesse condividetelo anche con i vostri amici, in questa maniera conosceranno anche loro le modalità con le quali otteniamo sia il vino rosso che il vino bianco. Prima cosa da cui partiamo, così come avevamo detto nella puntata dedicata al vino rosso, che cosa significa vinificare in bianco? Come in maniera diciamo un po' speculare, vinificare in bianco non significa utilizzare uve bianche, quindi se per il rosso non significava usare uve rosse, anche per il bianco non significa usare uve bianche, ma bensì significa che in questa tecnica si cerca di evitare il più possibile il contatto tra la parte solida del nostro acino, quindi le bucce e i vinaccioli, con la parte liquida, quindi non avviene quel processo di macerazione continuato che invece abbiamo visto nel vino rosso. In realtà poi con il passare del tempo una seppur minima macerazione viene ammessa. Questo perché? Perché favorisce lo sviluppo di determinati aromi varietali che normalmente si trovano nella parte più superficiale della buccia. Quindi una macerazione veramente brevissima di poche ore, poi lo vedremo quando andremo avanti nel parlare dei vari passaggi, ed ecco che otteniamo il vino bianco, quindi il nostro bianco che poi troviamo sulle nostre tavole. Ora vi mostro come abbiamo fatto per la vinificazione in rosso tutti i passaggi, partendo dalla vendemmia fino all'imbottigliamento. Potete vedere che è un pochino più forse semplificato come numero di passaggi rispetto al vino rosso, ma non per questo i vari passaggi non meritano la dovuta attenzione e devono essere svolti in maniera corretta, pena avere un vino che purtroppo non rispetta le nostre aspettative. Partiamo quindi dalla prima fase, cioè dal ricevimento delle uve in cantina e quindi alla loro prima suddivisione e alla diraspatura. Quindi cosa facciamo? Così come abbiamo visto per il rosso, prendiamo i nostri grappoli, li selezioniamo, quindi andiamo a eliminare quelli che presentano muffe o imperfezioni e andiamo a separarli dai raspi, questo per evitare che si formino i classici sapori vegetali molto spinti che possono essere spiacevoli al palato. Ottenuti i vari acini, a questo punto si procede con una pigiatura e una pressatura. Ecco, e qui c'è la prima differenza rispetto al vino rosso. In questo caso la pigiatura non è così forte come avviene per il vino rosso e anzi subisce un secondo passaggio di cosiddetta pressatura, cioè si va in maniera soffice a premere l'acino facendo uscire la parte liquida ma senza esagerare nella spremitura. Questo per appunto evitare che un eccessivo contatto della nostra parte liquida con la parte solida. Il processo di pressatura può avvenire con due metodologie, diciamo normalmente quelle più accreditate: a vite, quindi all'interno di un cilindro con all'interno una vite che ruotando va a schiacciare gli acini contro le pareti e quindi a far uscire il succo ma mantenendo la parte solida al suo interno,
oppure con un polmone pneumatico, quindi esercitando una pressione all'interno sempre del cilindro con questo polmone pneumatico, si va sempre a far schiacciare contro le pareti la nostra uva per estrarre il liquido. Questo ci permette da una parte appunto di non estrarre troppe sostanze che non desiderate e particolarmente quelle coloranti, perché non dobbiamo estrarre troppe sostanze coloranti dal nostro vino, ma ci permette comunque di preservarne gli aromi varietali che sono poi quelli che lo rendono distinguibile rispetto ad altri prodotti. Bene, fatto questo primo passaggio, prima di passare alla fermentazione alcolica, ecco che interviene quello di cui parlavamo prima, cioè questa velocissima macerazione detta pellicolare, proprio perché deriva dalla parte più esterna della buccia. Viene fatta, una volta non si faceva, ma col tempo ci si è resi conto che i vini perdevano determinati aromi varietali. Invece questa tecnica, questo intervento prefermentativo ci permette di arricchire di profumi e di aromi il nostro vino. A questo punto cosa si fa? Viene messo appunto questo, il nostro liquido viene messo in un recipiente, in una vasca, ci sono due modalità: o a una temperatura relativamente fredda, 10 o 15 gradi per 12-20 ore, oppure a temperatura ambiente per 4-8 ore. Ecco, come vedete, le tempistiche rispetto alle macerazioni addirittura di giorni che abbiamo visto nel vino rosso sono esattamente lontane anni luce, quindi parliamo proprio di contatti veramente molto brevi, inferiori al giorno, se non addirittura proprio poche ore. In questo modo si cerca di recuperare il corredo olfattivo appunto per il nostro vino. Fatto questo intervento pre-fermentativo, ecco che andiamo a passare alla nostra fermentazione, ma prima di fermentare andiamo ad eseguire quella che si chiama la sfecciatura. La sfecciatura che cos'è? È una prima separazione dei frammenti solidi che ancora comunque sono rimasti all'interno del nostro liquido, perché per quanto possiamo essere stati attenti nella fase di pressatura qualche cosa comunque è passato, soprattutto la parte colloidale dell'acino. Se avete presente un acino come fatto, al suo interno c'è quella parte trasparente, un po' gelatinosa, ecco, quella parte lì rimane in sospensione all'interno del vino e la dobbiamo andare ad eliminare. E lo facciamo proprio con questa modalità. Normalmente si ottiene con un processo semplice di sedimentazione e decantazione, quindi il nostro liquido viene messo anche qui in un'apposita vasca dove, facendo passare del tempo e inserendo sia una giusta quantità di anidride solforosa ma anche una temperatura molto fredda, 5-10 gradi. Vi ricordo, come avevamo detto prima, la macerazione è favorita dalle alte temperature. Il fatto di tenere basse temperature è proprio perché si vuole evitare la macerazione, quindi si sta bassi proprio per non accentuarla. A questo punto, andando a fare questa tecnica, questa fase, andiamo ad ottenere l'eliminazione delle sostanze non gradite, ma soprattutto un'accentuazione dei sentori fruttati, quindi abbiamo anche questa seconda opportunità o caratteristica che andiamo a salvaguardare. A finire della sfecciatura abbiamo la fermentazione alcolica vera e propria, quindi quello che abbiamo già visto nella vinificazione rosso, quindi la trasformazione di zuccheri in alcol, anidride carbonica, calore e altri componenti. Può essere fatta sia in vasche che in barrique,
Quindi ci sono queste due modalità a seconda del vino che vogliamo ottenere. La particolarità di quella in barrique, quindi in legno, quindi un po' più particolare, quindi è quella di avere un affinamento cosiddetto surlis, cioè sulle fecce. Di fatto, anche in questo caso, nonostante la sfecciatura, una parte delle fecce comunque rimane all'interno del nostro liquido. Ecco che le botti permettono di far continuare la nostra fermentazione a contatto con le fecce. A questo punto, con un'attività che viene fatta diciamo ad intervalli regolari, detta batonnage, viene mosso il liquido all'interno della botte in modo che tutto venga più o meno a contatto con le fecce. Quindi questo permette di ancora di più estrarre altri aromi, soprattutto a livello olfattivo, e che rendono il vino più pregiato, più particolare, più ricercato. Infine, finita la fermentazione alcolica, ma in maniera quasi un po' silente, avviene comunque anche la fermentazione malolattica. La malolattica in realtà è una caratteristica più dei vini rossi, perché appunto, come avevamo detto l'altra volta, tende ad arrotondarli, a ridurre la loro carica acida, mentre invece normalmente i bianchi hanno bisogno di acidità. Solitamente sono più caratterizzati dall'acidità i vini bianchi, e quindi un ridurre l'acidità e al contempo lo sviluppo dell'anidride carbonica ulteriore che fa la malolattica rischierebbe di dare delle note non particolarmente gradevoli. Quindi, se non è, diciamo, se il rischio è che avvenga una malolattica abbastanza pesante, in alcuni casi viene anche un po' forzata. Quindi a livello di cantina, prima di fare la fermentazione alcolica vera e propria, si cerca di far scatenare la malolattica con apposite sostanze in modo da evitare questo, evitare questa attività di decadimento dell'acido malico, proprio per avere meno problemi poi in fase degustativa. Anche se devo dire la verità, ad esempio per alcuni vini come lo Chardonnay, un po' di malolattica non fa male, a volte è anche gradita e gradevole. Infine arriviamo all'ultimo passaggio prima dell'imbottigliamento, cioè il travaso e l'affinamento. Abbiamo ottenuto il nostro, chiamiamolo, mosto vino, quindi diciamo il nostro quasi vino, quasi arrivato alla sua fase completa. Li andiamo a mettere in vasche di affinamento, che possono essere in acciaio o in legno. A questo punto seguo un po', come abbiamo visto per il vino rosso, un'attesa all'interno di queste vasche o di queste botti per andarlo ad affinare e a dargli ulteriori caratteristiche. Ovviamente l'affinamento in vasca è più per vini giovani e freschi e con odori varietali un po' più, diciamo, come dire, conservati rispetto a quello che è l'acino di partenza del nostro vino. Invece ovviamente nel legno vanno dei vini più diciamo di lungo affinamento, quindi più strutturati, con note particolari che poi svilupperanno anche degli aromi terziari di determinato tipo che derivano appunto dal contatto con il legno stesso. Un'altra cosa che viene fatta nei travasi è quella di riutilizzare a volte le fecce che abbiamo visto anche nelle fasi precedenti, in modo che continui questo contatto per regalare ulteriori sensazioni. Poi alla fine di tutto il procedimento vengono eliminate del tutto con delle tecniche di chiarificazione, di l'impedimento, che vanno quindi a togliere tutti i residui fecciosi dal nostro vino. Ultime due nozioni che vi do per la vinificazione in bianco. Allora, vi sarà sentito magari di sentir parlare qualcuno di
riduzione, vini fatti in riduzione o in iperriduzione. Ecco, che cosa significa questa frase, soprattutto legata al vino bianco? È una tecnica di cantina particolare dove si cerca di non far entrare il vino a contatto con l'ossigeno. L'ossigeno, come sappiamo, è un nemico, fra virgolette, del vino, nel senso che tende a, nel tempo, ad ossidarlo, quindi a fargli cambiare il colore, oppure a far sparire determinati aromi. Ecco che alcune cantine utilizzano delle tecniche di riempimento delle vasche o delle botti di conservazione con dei gas inerti. Questo per ridurre la quantità di ossigeno presente all'interno, appunto, delle vasche o delle botti, e avere meno contatto con lo stesso e non garantirsi un risultato migliore in termini di colore e in termini di aromi. Questa come prima notizia. Altra notizia finale è la vinificazione in bianco di uve rosse. Ecco, proprio per lo scarsissimo contatto con le bucce, riusciamo a ottenere vino bianco anche da uve rosse. È difficile che si usi questa tecnica per i vini cosiddetti tranquilli, quindi in quelli non frizzanti. È veramente molto 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 raro che venga utilizzato un vino, un'uva bacca rossa, per fare un vino tranquillo, quindi un vino fermo, bianco. È più facile trovarlo, ad esempio, per gli spumanti o per gli champagne, i cosiddetti blanc de noir, che sono di fatto dei vini bianchi che partono da uve nere, quindi è più nere, o meglio rosse. Ecco che, appunto, è qui che l'applicazione della vinificazione in bianco trova una maggiore applicazione per l'utilizzo della bacca rossa. Bene, direi che con questa ultima nozione abbiamo terminato il nostro quadro sulla vinificazione in bianco. E come sempre, se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito. Iscrivetevi al canale, condividete il video con i vostri amici, ma soprattutto, come detto all'inizio del video, se avete qualche dubbio, domanda o perplessità, l'hashtag AskTheWine è sempre a vostra disposizione. Scrivete qui sotto nei commenti la vostra domanda e io vi risponderò. Vi lascio con le mie solite tre raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, e la terza è che bisogna bere con moderazione, ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.